Parato che va in battuta con la schiacciatura di Pucera, si fa riconoscere. Attacco da seconda linea, arginato. C'è time out per coach Bellano. Bellano, no, ciao, ci va in battuta, ricezione buona questa volta e poi attacco, tutta buonissima azione, c'è ciao, ci va con difficoltà ma è brava Laura Bortoli a correggere, un tocco di seconda, la brutta ricezione questa volta di ciao, ci va, punto numero 10 per superare. Vittoria Repici al servizio. Out, questa volta la battuta, 10-6, 4 superati. Dall'altra parte è già pronta con il numero 1, Anna Belloia, palleggiatrice classe 2002. Ceve ciao, ceva lunga la ricezione, ma non chiude Club Italia, si salva Soverato, c'è free ball però per la squadra ospite, che attacca. Viene curata la numero 10 Frosini, può attaccare Soverato con Mason, uno palla fuori. Allora 11-6, ha sprecato una ghiotta occasione per evitare sulla ricezione lunga di Soverato, non ha chiuso il punto, poi Soverato è stato bravissimo a difendersi e a contrattaccare. Allora Laura Bortoli va in battuta con la numero 14. 11-6 il punteggio. Tutta pesa, ricevuta, non bene, attacca comunque Clepitalia, muro di cane va su Frosini, allora 12-6, doppiato Clepitalia in questo avvio di gara, entra con il numero 15 Giulia al posto di Frosini, se non vado errato. Per l'attacco dal centro vincente da parte di Icone, chiedo scusa, Icone. La centrale Icone, 12-7. Popolini al servizio. Battuta al salto, potente, viene però bene in ricezione Cipertini. E poi muro fuori sull'attacco di Mason, 13-7.
time out generale. Prende il gioco, attacco di Botarelli, c'è la difesa di Club Italia. All'altra parte, free ball Soverato. Attacca ancora Botarelli, tocca il muro, ci arriva con il numero 13 Popolini, ricostruisce l'attacco Club Italia. Muro di Caneva, e allora 14-9. L'attacco dal centro vincente da parte di Linda Wacalor, 14-10. Adesso con il numero 15 di Tuma al servizio. Riceve Ciausceva, poi l'attacco affidato proprio a Ciausceva. Diagonale vincente. Silvana Ciausceva, 15-10. Out il servizio di Bottarelli, 15-11. Sempre più 4 Soverato. Tutto al salto troppo larga e allora 16-11 restituisce il favore, se così si può dire, dopo l'errore di Botarelli da una parte, se arriva l'errore di Gardini dall'altra. Ciausceva già. Palascoppa dopo il time out voluto da coach Bellano sul 18-11 per il Volley Soverato, che quindi conduce con 7 punti di vantaggio. Panettoni in ricerca.
posizione con qualche difficoltà, poi l'attacco di Club Italia, palla fuori questa volta dopo il tocco del muro, e allora c'è il punto numero 12 per le azzurre oggi in rosa, bianca e blu. Dal servizio ci va bene, guarda la tutta tesa su Ciao, out la ricezione, allora 18-13. Ancora problemi di ricezione per Ciaceva, che poi attacca comunque, viene murata, si salva prima Repice, poi Ciaceva, ma son dall'altra parte, c'è la difesa di Club Italia che contrattacca con Populini, pallonetto spinto, non difeso da Bottarelli, presa quasi in controtempo, 18-14 allora, rimane al servizio Lindan Buacalore. Tocco di seconda di Bortoli, brava Laura Bortoli su una ricezione un po' lunga di Gibertini, secondo punto per lei con un tocco di seconda, adesso Riparbelli per Repice. ...19-14... Riparbelli al servizio, attenzione, e poi attacco difeso da Soverato, Bottarelli palla dall'altra parte, allora può ricostruire l'attacco Club Italia da seconda linea, attacca bene Ituma, tocca solamente il muro, 19-15 allora, non può più 4, in battuta ci va Belloia per Club Italia. Che riceve bene, poi la fasta di Canela, comunicazione al muro, e allora punto numero 20 per Soverani, porta di nuovo a più 5, ma in battuta con Laura Bortoli. Popolini, l'attacco dal centro, viene difeso da Gibraltar, Bottarelli poi sul contrattacco, sulla parallela, tocca solamente Panettoni, 21-15, punto di Bottarelli. E Bortoli rimane al servizio. C'è proprio un po' Pulini, poi l'attacco proprio della numero 13, difesa di Bortoli, contrattacco affidato a Bottarelli, la diagonale c'è la difesa e poi però l'infrazione fischiata da Cone, doppia fischiata, allora 22-15, Soverato che prende il largo. Il muro sull'attacco di Puma e poi il contrattacco di Bottarelli, muro fuori il punto numero 23, ancora Bottarelli, porta al servizio, out questa volta, 3-16. Bel
servizio che mette in difficoltà Mason, questo è di Coppolini, un attacco sbagliato proprio di Mason. Allora 23-17, recupera due punti per l'Italia, ma comunque sempre almeno due dal primo parziale il Volley Soverato. Ora Popolini al servizio. La battuta presa questa volta che regge bene in ricezione Mason, e poi c'è la B realizzata dal centro da Taneva. 24-17, ci sono 7 palle superate per chiudere il primo parziale. Massimo sbaglia al servizio, 24-18. Altra palla set per Soverato, intanto con il numero 4 Silvia Sormani in campo al posto di Gomez. Va in battuta numero 4, classe 2003. Zappa anche nel ruolo di libero, un po' l'eccezione di Liberti, l'attacco nel tempo di cane va difeso da Clepitale che poi contrattacca, muro di Soverato. Ancora palla curata da Canepa, e allora 25-18, primo set per le biancorosse, e noi ci fermiamo per un break.
non si è riuscita ad avvicinare più di tanto. L'abitata al servizio con Anna Pelloia per dare il via alle ostilità in questo secondo parziale, subito una ricezione sbagliata, ma si salva in qualche modo il club Italia, il Soverato. Adesso attacca però nuovamente dal centro Club Italia, difesa di Soverato e poi out però il diagonale di Botarelli, e allora 0-1. E Pelloia rimane al servizio. Attacco di Mason, diagonale vincente 1-1. Bortoli al servizio per Soverato. Attacco adesso Club Italia, difeso da Soverato. Mason dall'altra parte, free ball Club Italia, che ricostruisce con l'attacco ancora difeso da Soverato e si va questa volta da Gardini, punto in diagonale e allora 1-2. Insidioso di Gardini, tiene Ciocima in ricezione, poi Botarelli, diagonale vincente, 2-2. Chiara Mason alla servizio. Out il servizio di Mason, 2-3. Dall'altra parte c'è Cone al servizio. Diceva in tuffo Mason, l'attacco affidato a Ciausceva, pallonetto difeso da Pelloia e poi ancora l'attacco con la difesa prima del muro, ma non ci arriva Gibertini. L'attacco era di Ituma, o meglio ci è arrivata Gibertini, ma il suo tentativo di salvataggio è andato a colpire praticamente il soffitto, la scoppa con il pallone, quindi punto numero 4 per Club Italia, che rimane al servizio con Cone. Diceva Gibertini, attacco affidato a Ciausceva, gran punto di Ciausceva, 3-4. Animal Service. Zone di Gardini, attacco poi murato al centro su un Wacal, su un Linden Wacalor, quindi 4 pari, Botarelli da muro. Allora Caneva rimane al servizio. Diceva Popolini, poi l'attacco vincente, va alta, molto alta Ituma per il punto numero 5. La B attaccata da Repice, punto per Soverato, 5 pari. Occo di seconda vincente questa volta sulla ricezione lunga, brava Pelloia, 5-6, fatto praticamente quello che aveva fatto Bortoli nel corso del primo set per ben 2 volte. Adesso da Pelloia fare il tocco di seconda a mettere la palla a terra, numero 6 di Italia.
sia Popolini al servizio. Out il servizio di Popolini, sei pari. Ciao Sheva, sto venendo al servizio. Sheva male questa volta, Popolini che poi però si salta in qualche modo. Ciao Sheva ci arriva, può arrivare Gibertini, allora tutto perso di fatto per Soverato. L'inerzia dell'azione era passata nelle mani di Soverato, però distrazione in difesa, allora 6-7. Liden Wakalor al servizio. Gibertini, poi si scontrano Repice, ciao Sheva, e allora punto numero 8. Time out, Soverato. Club Italia, ancora difficoltà in ricezione di Gibertini sulla battuta tesa di Lyndon Wakalor in uscita dal timeout, 6-9, break di 3-0 per la Club Italia. Ancora Lyndon Wakalor al servizio su Gibertini che questa volta riceve bene, poi la fast di Repice, difesa sulla diagonale. E poi contrattacco di Popolini vincente da seconda linea, 6-10, break di 4-0 aperto da Club Italia. Rimane al servizio Lyndon Wakalor che sta facendo male col suo turno di battuta a Soverato. Col suo turno di battuta è stato costruito questo break aperto di 4-0 per il Club Italia. Poco fuori adesso il servizio, dopo laterale. Gol Soverato, Bortoli per l'attacco di Mason, vincente, 8-10. Break di Soverato che recupera parte dello svantaggio. Rimane al servizio il capitano Vittorio Repice. Lotto a muro alla meglio Canevar, 9-10, era una ricezione lunga, erano andate a muro Canevar e Loia se non vado errato, la meglio Canevar 9-10, break aperto di 3-0 da Soverato, Repice al servizio. Anzi no, miracolo di Sormani, una ricezione in tuffo, adesso contrattacco di Mason, pallonetto, c'è la difesa di Club Italia, il contrattacco di Popolini della seconda linea, gran punto sulla parallela di Popolini, 9-11. Bella azione, avevamo quasi gridato a lei perché la palla sembrava a terra praticamente, ma c'è stato un tuffo di Silvio Sormani.
che ha alzato la palla da terra praticamente. 9-11 il punteggio con Pelloia al servizio per le ospiti. Fissazione di Ciausceva. Bortoli va da Mason, ancora di avere l'efficiente di Chiara Mason. 10-11. Affidato alla numero 15 in Roma, anche con un po' di fortuna trova il diagonale vincente. Poi l'attacco di Botarelli, diagonale difeso e contrattacco di Populini, palla spinta sulla parallela, gran difesa di Bortoli, poi ancora Botarelli, tocca il muro, palla fuori, punto Somerato, 11-12. Bravo in difesa Somerato sull'attacco con questa palla spinta intelligente di Populini e poi di Botarelli. Sonno al servizio, attenzione, poi attacco nelle mani di Puma, palla sulla parallela però fuori, e allora 12 pari. Ma sonno al servizio, attenzione di Panettoni, poi l'attacco affidato ancora un po' più di Puma, 13-12. Soverato dopo la difesa di Club Italia, gran punto in diagonale di Botarelli, 14-12. Time out Bellan. Mason al servizio, in uscita dal time out voluto da coach Massimo Bellano per Club Italia. 14 Soverato, 12 Club Italia. Attacco sulla parallela, difesa da Gibertini su Duma e poi il contrattacco affidato a Ciausceva che non passa. Palla praticamente sul nastro, quarto tocco 14-13. Al servizio Civacone per l'arbitrale con il numero 8. Tutta alta e lunga di Cone, palla fuori 15-13, allora di nuovo più 2 per Soverani. Cane va al servizio. Di Panettoni, l'attacco affidato a Puma, diagonale vincente della numero 15, classe 2004, 15-14.
Salutiamo ancora gli internauti che ci seguono in diretta streaming su volleysoverato.it e sui suoi canali social attraverso Piero Ritano, quindi anche gli amici del Club Italia che seguono le gesta della propria squadra, anche i tanti soveratesi spazi. Italia non so, che seguono la squadra della propria città, Totaletti adesso va in battuta dopo aver realizzato il punto numero 16. Salutiamo anche Francesco che ci segue da Milano, grande tifoso del Volley Soverato. Adesso Pantoni riceve, poi sbaglia il palleggio però dell'Oia, ma non ne approfitta Soverato, allora dall'altra parte c'è una sorta di free ball per Soverato che attacca con Ciausceva, gran difesa di Panettoni, tocco di secondo di Pelloia, si salva Soverato e poi Bottarelli spedisce fuori, ma c'è il tocco del muro. 17-14, si salva Soverato questa volta perché la palla di Bottarelli era nettamente fuori, ma c'è stato il tocco del muro. Bottarelli al servizio, ricezione non buona di Club Italia, può attaccare allora la squadra ospite, allora free ball Soverato, tocco di seconda di Bortoli, questa volta Panettoni capisce tutto e poi attacco fuori dal centro di Mancalora, 18-14, prova a creare lo strappo decisivo in questa fase, in questa seconda parte di secondo set il Soverato, adesso con il numero 5 Monza, Sofia Monza al posto di Belloia. Cambio in regia, dice Sofia Monza, classe 2002, in campo adesso Bottarelli, riceve Panettoni, proprio Monza per l'attacco vincente la fase di Mancalor, allora 18-15 al servizio Silvia Popolini, Alessia Popolini, chiedo scusa, il numero 13 che riceve, poi l'attacco proprio della Bulgara, muro fuori, punto Ciausceva, allora 19-15 più 4, la spettatrice Bulgara che va in battuta. Ciausceva al servizio, ricezione lunga, ma si lotta al muro, alla meglio sul replice la numero 5 Sofia Monza, allora 19-16 si salva Club Italia, una ricezione lunga, non poteva palleggiare Sofia Monza, ma è stata reattiva al muro. Mancalora al servizio, riceve Gibertini, l'attacco affidato a Masaolme, diagonale vincente 20-16. La sonna all'attacco, ancora una volta punto numero 21. Repice al servizio 21-16. Sezione di Popolini, poi l'attacco di Gardini col muro fuori. Punto numero 17 per Club Italia, 21-17 al servizio, ci va Monza. Sofia Monza per Club Italia. Ma poi l'attacco affidato ancora a Mason, molto veloce di braccio Chiara Mason, messa giù la palla ancora mentre il muro si stava ancora alzando, 22-17, brava anche Bortoli a smarcarla e allora rimane al servizio Laura Bortoli.
blocco di Popolini da seconda linea, tocca Gibertini, ci arriva Ciausceva, Gibertini dall'altra parte, free ball Club Italia, Panettoni per Sofia Monza, Popolini da seconda linea, gran difesa di Ciausceva, ma c'è ancora l'attacco di Club Italia, questa volta si vede da Gardini, parallela, salvata prima da Gibertini, poi da Mason, bravissima Ciausceva, applausi del pubblico, ancora free ball Club Italia, Gardini alla terra. Applausi comunque del pubblico, due grandissimi salvataggi difensivi del volley soverato, 22-18 per l'Italia, Caparbio, Popolare a chiudere il punto, la terza, il terzo tentativo, ma credo, soverato veramente tirato su, ha tenuto vivo lo scambio, per me due volte con dei salvataggi di diversi di compagni, veramente belli, apprezzati dal pubblico del Pasto, 22-18 Gardini è pronta al servizio, tanto già su al tavolo. Popolini si salva Botarelli, poi attacca Mason dall'altra parte, palla fuori, ma c'è stata l'invasione a muro, brutto regalo di Club Italia che poteva tornare a meno 3 perché la palla di Mason era andata fuori, ma c'è stata l'invasione a muro, 23-18 allora, ed è proprio Mason che va battuto. Out il servizio di Mason, 23-19. Il servizio la numero 7, Giulia Marconato, altra centrale classe 2003. Entrata da poco sul Taraflex. Battuta tesa ma direttamente in rete, allora 24-19, ci sono 5 palle serie. Il volley soverato per portarsi 2-0. C'è Panettone, quell'attacco affidato a Ituma, grande, grandi doti atletiche anche per questa spezzatrice, un po' più classe di 2004, 24-20, ci sono altre 4 palle sempre per superare. Generazione di Tuma, c'è Ciausceva, Bortoli, va da Botarelli, si salva in difesa Club Italia, contrattacca Popolini, palla spinta sulla parallela, vincente questa volta, 24-21, annullato anche il secondo set point, ce ne sono altri 3, forse però, ce ne sono altri 3, rimane al servizio Bortoli, si va da Ciausceva, muro, palla fuori, allora punto numero 25 che arriva per Cemerato e si porta così 2-0 e noi ci fermiamo per un break.
Riprendiamo il collegamento dal Palascoppa di Soverato. Sta per iniziare il terzo set tra Volley Soverato e Club Italia Crai, 2-0 Volley Soverato. Adesso inizia il terzo parziale con Borton al servizio per le biancorosse. Subito l'attacco di Club Italia con la fast difesa da Jauscia, ma non può attaccare, è a dovere Soverato. Allora ricostruisce l'attacco Club Italia con il muro fuori di Botarelli. 1-0 allora per le ospiti, che sono sotto 25-18, 25-21 al termine dei due parziali. I primi due parziali che hanno visto comunque Soverato condurre, dominare la gara sin qui, con un piccolo strappo di Club Italia sul 6-10 del secondo set, prontamente recuperato da Soverato. Adesso riceve con Gibertini e attacca con il pallonetto di Masoni. C'è però Monza, Sofia Monza in difesa che salva tutto. Adesso proprio Monza che ricostruisce la seconda linea, un po' più provato da Canepa. Allora 1-1. E salutiamo anche Francesco, Sofia e Miriam che ci seguono in diretta streaming. Seguono il Volley Soverato in diretta streaming. Amazon al servizio 2-1 Soverato in questa via di terzo parziale. C'è Teneri Popolini, poi Monza al palleggio per l'attacco da seconda linea di Tuma, che fa valere tutte le sue doti atletiche, anche questa volta va altissima ed è giù la palla del due pari. Out il servizio di Sofia Monza, 3-2 Soverato. Anna Canepa al servizio per Soverato, posizione di Sara Panettoni, poi l'attacco dal primo tempo di Cone Murata ad 1 da Vittoria Repice. 4-2 allora il punteggio, il capitano a muro per il più 2 Volley Soverato di questa via di quarto parziale, di terzo parziale. Ancora attacco dal centro, questa volta primo tempo che va a buon fine di Cone, 4-3. Beatrice Gardini al servizio per Club Italia, battuta tesa ricevuta da Ciauscia, ma non era facile, attacca poi la bulgara, diagonale vincente di Silvana Ciauscia, 5-3. Irene Botarelli allora al servizio per le biancorosse. Gardini, poi l'attacco affidato a Popolini, tocca il muro, ci arriva Panettoni, poi attacca dal centro e viene murata ancora da Repice. Cone allora 6-3, muro 1 ancora di Repice su Cone, ancora l'arginato il suo primo tempo. Allora time out Bellano per Club Italia. Botarelli al servizio, in uscita dal time out, sbaglia però. 6-4. Sei
4. Adesso al servizio c'è Conè per Club Italia, ricezione di Ciauceva, tocco di seconda di Bortoli, questa volta difeso da Club Italia, ma ancora Bortoli, da seconda linea ci prova, ma se non tocca il muro non ci arriva Conè. E allora 7-4. Punteggio, ciao ci va al servizio. Tre soverato, ricezione di Pomulini, poi l'attacco proprio della numero 13, muro fuori, punto per Club Italia, 7-5, bella azione questa. Ricezione poi attacco per Alessia Pomulini, al servizio ci va con il numero 4, Silvia Sormani. Ciauceva riceve, poi l'attacco affidato a Mason, tocca il muro e ci arriva proprio Pomulini, che poi va anche a contrattaccare, palla spinta vincente della numero 13. 7-6, accorcia Club Italia, ovviamente il coach Bellano fa ruotare tutte le ragazze a disposizione, sappiamo il progetto di quest'anno della Club Italia qual è, cerca di valorizzare tutto. Esperienze di un campionato lungo e impegnativo come quello della Serie A2, ma che possono sicuramente crescere sotto il profilo tecnico, umano e tattico, affrontando partite così impegnative. 8-6 il punteggio, al servizio ci va Remice per Soverato. Pulini, poi il tocco di seconda vincente, Sofia Monza. 8-7. Sofia Monza che è praticamente in campo dalla 18-14 del secondo set, non è più uscita al posto della numero 1, Anna Belloia che aveva iniziato il match. 8-7. Il tempo nemmeno di alzarsi, praticamente 9-7. Bortoli al servizio, attacco di Gardini, murata, può ricostruire il ancora Club Italia, ancora Gardini che attacca, tocca il muro, non ci arriva, non ci può arrivare Mason. 9-8. Avvio di terzo set all'insegna dell'equilibrio. Adesso va in battuta Linda Duacalor con il numero 17. Sbaglia il servizio, 10-8. Proprio Pomulini, l'attacco poi di Pomulini da seconda linea, gran salvataggio in difesa di Gibertini e Mason, ribolla Club Italia che attacca con Gardini, tocca Gibertini, palla fuori, 10-9. E adesso Sofia Monza va in battuta. Piedi a terra su Ciauceva che riceve, poi l'attacca affidata a Botarelli, gran diagonale
difeso però da Club Italia, che contrattacca con Gardini, palla a terra e punto numero 10 per Club Italia. Rimane al servizio Sofia Monza. Ora battuta viene a terra su Ciausceva, questa volta con dirigere con difficoltà, poi però va ad attaccare, gran punto della Bulgara, 11-10. Nakane va al servizio, sbaglia anche lei, 11 pari. Dall'altra parte in battuta, out, 12-1. Bottarelli al servizio per Soverato, riceve Panettoni, Monza palleggia per l'attacco in diagonale di Duma e poi non passa dall'altra parte Bottarelli, allora arriva il punto numero 12 per Club Italia. Pone al servizio per Club Italia. Riceve Masson. L'attacco affidato a Ciausceva, out, ma c'è il tocco a muro, anzi no, la palla era sicuramente fuori, non c'è stato il tocco a muro, avevamo visto bene, 12-13, avevamo visto che la palla era chiaramente fuori, pensavamo potesse esserci un tocco a muro, ma non c'è stato, quindi 12-13 il punteggio. Pone al servizio, battuta corta ricevuta da Repice, e poi va con la fast, non passa, palla sul nastro, 12-14. Rimane Cone al servizio. Battuta corta, ricevuta in tuffo da Masson, ricezione lunga, si lotta poi a Mura, freeball Soverato, palla di Masson, out, ma c'è il tocco del muro. Punto numero 13. L'ammonizione per coach Napolitano per la protesta. Time out. Ciausceva al servizio in uscita dal time out, l'attacco dal centro difeso da Gibertini, poi però viene murata Masson, allora c'è il punto numero 15 per Club Italia. Era stata bravissima Gibertini sull'attacco in primo tempo di Bacalor a salvare. Silvia Sormani al servizio, attacca Masson.
Masson, diano dalle vincente di Chiara Masson. 14-15, si viaggia punto a punto in questo terzo set, ha avuto un andamento diverso dai primi due parziali sin qui. Al servizio ci va Alessia Popolini per Club Italia, sicuramente una delle più intraprendenti sfide della squadra, quella che ha dimostrato maggior carattere anche se qui. Battuta al salto potente, miracolo prima di Ciauscia ma poi di Gibertini, ma non riesce Masson a spedire dall'altra parte. 14-17, battuta potente di Popolini, c'era stato un miracolo di Ciauscia prima e Gibertini poi, era lontanissima dalla rete ma sono riuscita a mandare dall'altra parte. Time out sovrano. Prende con Popolini al servizio, ace in uscita dal timeout, gran servizio di Popolini come in precedenza, questa volta palla a terra 14-18, grande elevazione, grande potenza in questo servizio, meno 4, prova la fuga Club Italia in questo terzo set, più 4. Si scontrano, in eccezione c'è l'attacco sbagliato di seconda praticamente di Sofia Bonno. 15-18. Bortoli al servizio, graziato qua Soverato perché poteva allungare ulteriormente per l'Italia per mantenere il servizio di Popolini che stava creando difficoltà alla ricezione biancorossa. Bortoli al servizio adesso per le biancorosse qui. Il punteggio riceve Popolini, poi l'attacco di Gardini, c'è una gran difesa di Gibertini, poi Bottarelli, poi Masson, Murata salva tutto, Riparbelli, ancora Masson che può attaccare, gran punto di Chiara Masson, 16-18. Bortoli, Popolini riceve, poi l'attacco affidato a Ituma da seconda linea, palla che passa però in difesa da Masson che poi va anche a contrattaccare col pallonetto del meno uno. Time out Club Italia. Bortoli al servizio, eccezione di Popolini, poi l'attacco in fast di Nuacalor, difeso da Ciauscia che va
Poi Botarelli va a contrattaccare, si salva Clavitale in difesa, poi Gardini, palla spinta, difesa da Ciauscev e poi l'attacco di Mason, c'è la difesa di Populini che va anche ad attaccare la seconda linea fuori e allora arriva il punto numero 18, break aperto di 4-0 di Clavitale e rimonta completata. E break aperto di 4-0 di Clavitale. Porto di rimanere al servizio. Deve Papolini lunga, però è brava col tocco di seconda Sofia Monza. 18-19, strappa il servizio a Laura Porto. Compensazione. Dall'altra parte è già pronta l'Inter Bangalore. Battuta. 18-19. Ciauscev buon attacco affidato a Botarelli, diagonale vincente di Irene Botarelli, 19 pari. Mason al servizio, Mason al servizio, ricezione, poi attacco in pallonetto difeso da Riparpelli prima e Mason poi. Ciauscev, palla spinta dall'altra parte, Panettoni salva tutto e poi contrattacco di Gardini, palla a terra. Punto numero 20 per Clavitalia, con un po' di fortuna anche, non era stata colpita bene la palla. Poi Anna Pelloia e allora 20 pari che torna in panchina e rientra sulla Taraflex Sofia Monza. 20 pari, battuta Chiara Riparbelli per Soverato. Battuta tesa, ricevuta da Panettoni, poi l'attacco affidato a Gardini, ancora punto, 20-21. Ed è proprio la numero 6, Beatrice Gardini, che va al servizio. Gardini al servizio, più uno capitano. Ceve Ciauscev. Attacco di Botarelli, tocca il muro, ci arriva proprio Gardini, poi ricostruisce Clavitale, si va da Papolini, palla spinta, tocca il muro poi con il piede Botarelli, ma c'era stato il doppio tocco al muro, allora 20-22, break di Clavitale, una fase cruciale del parziale, Gardini rimane al servizio. Poi non può attaccare a dovere Botarelli, palla sul soffitto del palascoppa praticamente. 20-23, voleva mandarla semplicemente dall'altra parte perché era una palla sotto rete, colpito troppo alto il pallone, doveva finire sulla finale del soffitto del palascoppa. Allora 20-23, rimane al servizio Gardini. C'è Ciauscev, Gibertini in bagger per l'attacco proprio della Bulgara. Difesa di Panettoni, palla sul soffitto del palascoppa, 21-23, meno 2. Aveva tenuto bene in chiusura, Ciauscev, Panettoni. Adesso Miceli per Botarelli. Va in battuta Martino Miceli. A Ituma, out però il diagonale, allora 22-23, meno 1 per...
per le biancorosse, qua sprecato poco il fumo, è andata benissimo su come sempre, grande elevazione per lei, palla però troppo potente, totalmente fuori, 22-23. Miceli rimane al servizio, riceve Panettone, l'attacco affidato a Populini, palla fuori dopo il tocco del muro, e allora arrivano due set point per Club Italia per allungare la sfida. Torna Botarelli in campo per Miceli. Dall'altra parte la numero 3, Bassi, per Populini. Al servizio ce ne ciao sceva l'attacco di Botarelli da seconda linea, c'è la difesa di Club Italia, contrattacco affidata alla neo entrata a Bassi che realizza il punto, punto fondamentale perché consente al Club Italia di allungare la sfida, 22-25, 2-1, e noi ci fermiamo per un break. E torniamo in cronaca dal Palascoppa di Soverato, sta per iniziare il quarto set tra Bolle e Soverato, Club Italia Clay 25-18, 25-21, 22-25, parziali 2-1, Bolle e Soverato, Club Italia che quindi ha allungato la sfida vincendo il terzo set, inizia il servizio, quarto parziale, si scontrano nel campo di Soverato e poi c'è il muro sull'attacco da seconda linea di Ciauscia da parte di Luca Calore, allora 0-1.
Popolini al servizio del Club Italia. L'incezione di Ciausce, ma poi la fast di Riparmelli che viene murata fuori da Gardini, e allora 1-1. Riparmelli in campo dall'inizio in questo terzo parziale. Bortoli al servizio verso Verato, posizione di Panettoni non facile, poi l'attacco di Gardini murata, ma si salva Club Italia, poi prova a chiudere Riparmelli, si salva il Club Italia, free ball Soverato però, Bortoli per il primo tempo di Riparmelli, difesa di Panettoni, poi da seconda linea di Duma, si salva ancora Soverato in difesa, poi azione convulsa, infinita tra l'altro, e sbaglia poi il palleggio Sofia Monza, e allora il punto è per Soverato 2-1. Azione difficile anche da commentare perché ci sono stati sbarioni da un lato e dall'altro, praticamente 2-1 il punteggio, comunque Bortoli al servizio per il volle Soverato. Il punteggio, Bortoli al servizio, centrale di Popolini, poi l'attacco affidato a Gardini, palla spinta sulla parallela difesa da Bortoli, ci arriva Gibertini e poi si scontrano Masone e Bortoli, allora 2-2. Allora al servizio per Club Italia. Servizio di Guacalor 3-2, ma sono dall'altra parte. Di gestione di Popolini, l'attacco, poi sulla parallela, difesa da Gibertini, il contrattacco di Botarelli, si salva Club Italia, contrattacca Gardini, tocca il muro, ci arriva Gibertini ma non ci può arrivare però, ciao Scena. Allora 3-3. E Sofia Monza va in battuta per Club Italia. Battuta piede a terra di Sofia Monza su Gibertini che riceve, poi l'attacco in primo tempo di Riparmelli, si salva il Club Italia in difesa e contrattacca con Gardini, tocca il muro, ci arriva Gibertini, poi Mason per l'attacco di Ciausceva, c'è Panettoni ben piazzata che difende e poi Popolini da seconda linea col pallonetto, c'è Botarelli, ricostruisce Bortoli, si va da Ciausceva ma c'è il muro da parte di Duma e Cone, e allora 3-4. E Sofia Monza rimane al servizio. Sofia Monza al servizio, riceve Gibertini, poi l'attacco affidato a Botarelli, tocca il muro, ci arriva Popolini, poi il contrattacco affidato a Gardini, murata però da Botarelli, 4 pari, è il muro di Irene Botarelli. E Riparmelli va al servizio, che è in campo all'inizio del quarto set a posto di Anna Canera. Al salto insidiosa viene bene comunque in sezione Popolini, ma il primo tempo di Cone fuori, di poco ma fuori, si è visto anche di qua, e allora 5-4.
per bene al servizio. Popolini che riceve, poi l'attacco affidato a Ituma che viene murata. Può rigiocare il punto ancora alla numero 15 di Club Italia. Tocca il muro e ci arriva Ciausceva da seconda linea. Ma Sonno non passa. E allora 5 pari. Gardina al servizio. Al servizio ce n'è Ciausceva, l'attacco di Bottarelli, parallela vincente, direne Bottarelli 6-5. Va al servizio anche l'opposta numero 12 biancorossa. Ce n'è Panettoni, poi l'attacco dal centro, vincente di Cone. Primo tempo, 6 pari. È proprio buono al servizio. Pari il punteggio. Boni al servizio, riceve Ciausceva, poi l'attacco per la fast col pallonetto di Repice, difeso e contrattacco sulla parallela di Bobulini, vincente, tocca se ci arriva ma sono in tubo, ma non ci può arrivare Bottarelli, 6-7. Boni al servizio, è buono. 6-7. Ciausceva, l'attacco affidato a Bottarelli nella seconda linea, muro fuori, punto numero 7 anche perseverato qui. Parità. Ciausceva al servizio. Volta si salva comunque Club Italia, palla dall'altra parte, attacco affidato a Bottarelli da seconda linea, non costruito bene questo attacco da Soverato e poi palla nettamente fuori di Dumas, si salva quindi Soverato 8-7. E ciao Scena al servizio. L'attacco non riesce a Club Italia, dall'altra parte Mason, viene murata però da Ituma, allora 8 pari. Servizio per la Club Italia, riceve Ciausceva, poi la fast di Vittoria Repice, murata però da Popolini, allora 8-9, 1-1 di Popolini sulla fast di Vittoria Repice, allora nuovo avanti Club Italia che va in battuta, che rimane in battuta con Silvia Sormani. Riceve Ciausceva, poi l'attacco di Mason, vincente, 9 pari. Repice al servizio.
out il servizio di Repice, allora 9-10. Popolini al servizio dall'altra parte. Riceve Ciauscheva, poi l'attacco affidato a Massolo, gran diagonale di Massolo, 10 pari. Meglio ancora di vedere Massolo, non era facile il 10 pari. Out la seconda linea di Popolini, 10-10. Porta del servizio, c'è Popolini, l'attacco affidato a Gardini, tocca il muro, non ci arriva Ciauscheva, 11 pari. Equilibrio in questo quarto parziale, si viaggia tutto a punto. Manca l'ora al servizio, battuta a testa su Ciauscheva, con qualche difficoltà riceve poi l'attacco di Potarelli, staccata da rete, out! Il suo colpo in diagonale, 11-12. Rimane Linda Wankel al servizio. Palla che passa dopo il tocco del nastro, riceve Ciauscheva, poi l'attacco di Mason, tocca il, ci arriva il muro e poi ancora Mason che può attaccare, tocca il muro, palla fuori questa volta, allora 12 pari. L'attacco in pallonetto, ci arriva Bortoli, poi Gibertini per l'attacco di Ciauscheva, ci arriva Panettoni con un miracolo e poi da seconda linea Juma piazzato sulla parallela, difeso da Gibertini, contrattacco di Ciauscheva, bolide di Ciauscheva, palla sul soffitto dopo il tocco di Panettoni, difesa allora 13-12. Bella azione questa da ambo le parti. Masson rimane al servizio di Mason, riceve Popolini, poi l'attacco in fast col muro fuori di Cone, allora 13 pari. Sofia Monza va in battuta per Club Italia. Battuta piena a terra, brutta però. Troppo debole, palla nella pancia della rete. 14-13. Ripervelli dall'altra parte. Out anche il servizio di Ripervelli, 14 pari. Allora Beatrice Gardini, battuta per Club Italia. Ce n'è Ciauscheva, buon attacco affidato a Botarelli, out però il colpo di Botarelli, arriva il punto numero 15 per le ospiti, 14-15, rimane al servizio Gardini.
far altro che chiudere il rigore a porta vuota, come si suol dire. 14-16 trova il break Club Italia, che si stacca di due punti. E time out per Severano. Torna sul Taraflex dopo il time out voluto da coach Bruno Napolitano. 14 con l'esaurata, 16 per l'Italia, garantisce il servizio tra le ospiti, riceve Tauscia, poi l'attacco affidato proprio alla Bulgara, diagonale vincente, e allora 15-16. Esce bene dal time out la squadra biancorossa. Va in battuta con Irene Cotarelli. Vincente di Tuma, che salta ancora tantissimo, riesce a chiudere il colpo che con il pallone che cade nel centro del campo del Zona. Buone al servizio, riceve Ciauscira, l'attacco affidato proprio alla Bulgara, pallonetto miracolo in difesa di Populini, palla dall'altra parte, free ball però per Soverato, ancora Ciauscira che attacca, vincente della schiacciatrice bulgara, 16-6, una palla che ormai sembrava essere caduta, e ora proprio Silvana Ciauscira al servizio, 16-17 il punteggio. C'è Popolini, poi l'attacco affidato proprio alla numero 13, palla spinta Murata però, dall'altra di Tuma, Murata anche lei dall'epice, punto numero 17 che arriva per Severato, break di 2-0 aperto per gli Antonossi, che rimangono al servizio per Silvano Ciauscia. Poi l'attacco in primo tempo vincente di Guacalor, 17-18. In battuta ci va Silvia Sormani. Riceve Ciauscira, l'attacco out di Mason, e allora c'è il punto numero 19. Con l'attacco out di Mason, e allora Sormani rimane al servizio. Ce ne ciao, ce va. Poi l'attacco affidato a Mason, vincente questa volta, 18-19, meno 1 per Soverato. Questa è la fase cruciale del parziale e quindi della partita, perché sono i punti decisivi da una parte e dall'altra. Il Club Italia cerca il tie break ovviamente, mentre Soverato vuole chiudere qui la partita e quindi deve necessariamente far suo il parziale se non vuole che il match si allunghi al tie break. Popolini, diagonale difeso da Repice, poi il contrattacco affidato a Mason, c'è la difesa di Panettoni, ancora Popolini che non può però andare ad attaccare, andiamo al palleggio di Sofia Monza, 19 pari, non ha potuto attaccare nemmeno con la mano sinistra, Popolini ci aveva provato, ma è andato direttamente. Allora Repice al servizio.
c'era il Popolini, poi la fast out. Allora 20-19, 3-0 di break aperto della Soverato, time out per Club Italia questa volta. Italia 20 Soverato, 19 Club Italia con Repice al servizio per le biancorosse di casa. Alla spinta di Papulini sulla parallela, difesa da Soverato, pallonetto Mason e poi dall'altra parte il tocco di seconda difeso da Bottarelli, ancora Mason che può attaccare, punto di Mason, punto importantissimo di Chiara Mason. Allora 21-19. Repice al servizio, ma la scoppa si va a sentire, passa a cruciare. Poi Monza per Popolini, pallonetto, ci arriva Bottarelli, palla fuori però. Allora 21-20. Alessia Popolini che va al servizio. Al servizio, battuta al salto, non passa, 22-20, è un po' temuta questa battuta anche dal pubblico del Palascoppa. C'è Popolini, ottima battuta al salto, stavolta aveva scelto la precisione, ma la palla si è spenta nella pancia della rete. Allora 22-20, Bortoli dall'altra parte al servizio, riceve proprio Popolini, poi Monza per l'attacco, difeso da Ciausceva. Può rigiocare il punto Club Italia, si va da Popolini, palla a terra, punto numero da seconda linea, l'attacco di Popolini, punto numero 21 per Club Italia che non molla. 17, Linda Nuaca l'ora in battuta, entra Melloia per Monza nella... Gibertini riceve bene, l'attacco di Bottarelli, gran punto in diagonale di Bottarelli che va alta, una generazione per Bottarelli che passa sopra il muro, 23-21, Mason al servizio. Servizio di Mason, ricezione di Popolini, l'attacco affidata a Gardini, ci arriva Gibertini con un miracolo, poi attacca Ciausceva, ci arriva Panettoni, può ricostruire Melloia, si va da Itu, ma gran punto da seconda linea, 23-22. Melloia al servizio adesso per Club Italia. Time out Soverato.
torna a giocare a Plexi dopo il time out voluto dal coach napoletano. Repitali in battuta, sotto di un punto, 23-22 in questo quarto set. Pelloia al servizio per Repitalia, battuta su Gibertini che riceve, poi l'attacco affidato a Borrelli, muro fuori, punto numero 24, e allora ci sono due match point per il Colle Soverano. Torna Monza per Pelloia, in campo per Repitalia. Poi l'attacco di Gardini, palla spinta, difesa da Riparmelli, contrattacco di Botarelli che chiude, 25-22 la contesa, e allora il Soverato chiude 3-1, si aggiudica l'intera posta in palio, torna alla vittoria dopo lo stop di Cutrofano e stacca proprio il club Italia in classifica al termine della partita, comunque bella ed entusiasmante soprattutto nel terzo e nel quarto parziale. Io ringrazio Antonio Siciliano per le riprese e l'assistenza tecnica, ringrazio gli internauti che ci hanno seguito in diretta streaming, grazie a Paolo Soverato, a Piero Ritano, da parte di Pietro Mosella il più cordiale saluti e la rivederci ai prossimi eventi sportivi targati S1TV. Thank you.